Ci vogliono esattamente 3 secondi. 3 secondi di assoluto silenzio. È il silenzio che ci dà la concentrazione. Il numero 3 è la misura adatta per emozionarci. Potrà succedere di tutto, ma senza questi 3 cazzo di secondi adesso non avrei una paura fottuta. Si dice che in 3 secondi ci siano circa 3 battiti. Cazzata. Il Premier dice che la paura fa bene. Ci mantiene attivi, vivi. Ci fa correre. Ci ricorda il nostro conto da pagare per ogni 3 cazzo di quei secondi che aspetti. Il conto cresce. E se aspetti troppo si trasforma in condanna. Corri più veloce allora. In realtà in 3 secondi ci sono solo 2,4 battiti. Ma boh, non vi fa incazzare? Se già il nostro corpo prova a fotterci, cosa potrà mai fare un vecchio fascista avvizzito dai sigari cubani che si compra con le nostre corse? Che sfrutta il nostro tempo, il nostro denaro? In base a tutto ciò dovrei essere incazzato. Ma come si fa? Come si può essere così furiosi se non si ha tempo? Ma di fronte a tutto il resto non ce ne dovrebbe fregare un cazzo. Non lo capiamo. E corriamo più velocemente. Come se tutto fosse irreversibile. In realtà tutto è immobile. Come me in questo istante. Come il mio brutto viso dopo questa scazzottata. Un'immobilità latente. Nulla di così utopico. Non sarebbe poi così male se il Premier non lo trovasse per perdenti. Se sei un perdente non puoi fare nulla. Sei fuori da 60 secondi. Fuori dalla giurisdizione di Dio. Il nostro. Il tempo. Se non rispetti tuo padre devi essere punito. Devi correre. Più veloce di prima. Ma noi siamo fatti di carne ed ossa. Dio lo sa. Il Premier lo sa. Non se l'è mai scordato. Perciò è così premuroso da farci correre. Per non dimenticare. Per non morire. Ma serve un esempio. Al Premier serve. A me pure. Ora. So che ci vogliono esattamente 3 secondi per fare un passo in più verso il baratro della merda. Ma quanto tempo serve a capire che non avevi capito un cazzo? Nessuno ti dice quanto tempo serve per avere un contatto fisico con qualcuno. Nessuno. Ora sono destinato alla morte per quella cosa chiamata forse amore. Allora, mi guarderete e direte che non basta neanche un minuto. Col cazzo. Io sono l'esempio. Io sono il vostro esempio. Non il loro. Io sono il ragazzo che si è fermato. Un altro. E voi? Voi potete essere i miei complici in questo bellissimo incidente. Peccato. Ma che cos'è peccare? Fermarsi. Baciare. O magari questa cazzo di indifferenza, eh?
Non lo so. Non lo so davvero. Non lo so. Sti cazzi. Ma io so che non sono diverso da voi. Questo mi fa molto ridere. Perché mentre voi correte, io sono qui. Fermo. Per una volta un perdente ha vinto. Must fall, but someday.